tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere, ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare le fondamenta su cui si reggerà il proseguo della loro stagione. Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. Romario! E questa azione avrebbe meritato una conclusione migliore. Sono stati bravi ad allargare le maglie avversarie e arrivare al cross. Per la difesa è un chiaro campanello d'allarme, Fabio. Messi. Mbappé! Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Sapeva esattamente cosa fare ancor prima che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso. Cerca il tiro! Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Gli è andata davvero bene. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Il pallone spinge! E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Va con il passaggio corto. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Quando in campo c'è un certo Messi, Fabio, non credo sia necessario rispondere. È semplicemente il miglior calciatore del mondo, secondo me, ma secondo tanti. Forse il migliore di sempre. Come al solito avrà la libertà di muoversi come vuole lui, scambiarsi di posizione con i compagni d'attacco, cercare la posizione dove dà più fastidio alla difesa avversaria e dove può ricevere più liberamente il pallone. La sua mobilità e la sua tecnica straordinaria lo rendono praticamente immarcabile. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Tchouaméni. C'è Messi. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Errore qui, pallone sprecato. De Bruyne. Messi. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Hanno il controllo del gioco e stanno attaccando tanto. È vero, sta mancando qualcosa sotto porta, però mi sembrano sulla strada giusta. Bella parata! Tiene palla con un bel gesto tecnico. Cross di Foden. Tenta di allontanare il pallone. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. Stanno sfruttando i varchi che gli vengono concessi su questa fascia. La difesa deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari da quella parte. Stanno rischiando grosso. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Può liberare il tiro. Errore clamoroso. Bella parata di Ter Stegen. Palla vagante. E arriva la prima rete della giornata. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla.
si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Prova a giocarla in profondità. Messi! Bella parata di Ter Stegen. Alex Baena. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. Se ne va. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Messi! Splendida reazione del portiere! E para ancora. E il loro secondo corner del match. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora 0. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Qui può partire il contropiede. Messi! La sua conclusione manca lo specchio della porta. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Scodella in avanti. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Prova con la palla lunga. Pallone a scavalcare, non benissimo però. Romario. C'è il tiro. E ci è mancato davvero poco su questo tiro. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Contrasto in scivolata. La mette in avanti. Ecco Lewandowski. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Ci mette il piede, conquista la sfera. Alex Baena. Prova il tiro. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Prima metà di gara in archivio sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo. Meritano il vantaggio perché hanno giocato con più convinzione là davanti. Adesso non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, è tutto ancora da decidere. Si ripartirà dall'1-0 di questi primi 45 minuti. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. E passa! Tiro! Ottima la parata del portiere! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Passaggio sulla destra. C'è l'opportunità per il contropiede. Danilo. Continua l'azione, la riconquista. Messi. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Sulla fascia, è libero. Ennesima palla recuperata. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Occasione per il contropiede. La gioca sulla destra, ha spazio sulla fascia. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Con questo sono 3
gli angoli della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Passa il pallone, però male. Ci prova! Errore qui, pallone sprecato. The attendance for this match 72,306. Decide di giocarla in profondità. Substitution on the field, number 13, Romario, number 11. Sceglie di andare per vie verticali, se ne va. Mbappé. Battio, bel rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Non si può, Fabio, non si può sbagliare così là in mezzo, lasciando poi la difesa esposta. L'allenatore sarà giustamente molto arrabbiato. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Due gol di vantaggio e partita in discesa. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Cercano un'azione veloce. Lewandowski. Lewandowski! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. La toglie dalla porta. Perfetta la parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ci prova con un pallone profondo. La mette sulla sinistra. C'è spazio da sfruttare in verticale. Parata strepitosa di Sommer. E ha fallito una buona occasione da gol. Forse poteva fare meglio, Fabio. Resta uno squillo importante, però. La partita non è ancora finita. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire. Prova il tiro. Tiro del tutto fuori bersaglio. Io non capisco se questi tiri da lontano sono un modo di sfogare la frustrazione oppure non hanno veramente altre frecce al loro arco. Devono cercare alternative per forza. Guarda, Schelia ha spazio per affondare. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Rafael Leão supera il diretto avversario. Ecco il tiro. Bella parata di Ter Stegen. E potevano portarsi sul 3-0. Va bene riproverarsi, Fabio. Tre gol di vantaggio avrebbero messo al sicuro risultato. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora. Soltanto uno battuto dagli avversari. Cerca l'uomo là davanti. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria.
Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Roberto Carlos. Vantaggio abbastanza. Vede la porta da qui, occhio che tira. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Neymar. Neymar. Alex Baena. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Gioca una palla lunga, opportunità di ripartire. E passa. Kvaratskhelia la mette in mezzo. Io non capisco come abbia potuto commettere un errore così grossolano. Purtroppo capita anche ai migliori qualche volta. Lewandowski è stato un po' sfortunato in questa occasione. È mancata sensibilità al suo gesto tecnico e la palla è finita fuori. Danilo. Pallone interessante, in verticale. Danilo. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. È stata una grande prestazione. L'allenatore tornerà a casa sicuramente con delle note molto positive, anche se c'è qualcosa ancora da sistemare. Siamo ancora nelle prime giornate della competizione, ma un verdetto pesante potrebbe arrivare già oggi. Una delle due squadre che tra non molto scenderanno in campo si trova infatti nell'insolita posizione di poter già staccare il biglietto per salire di categoria, in quella che verrebbe ricordata negli anni a venire come una cavalcata trionfale. Una vittoria è tutto ciò che serve, la concentrazione di tutto l'ambiente è il simbolo della consapevolezza di quanto sia grande il risultato che hanno a portata di mano. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cuori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Oggi questa squadra deve assolutamente evitare la sconfitta.
bella giocata nello spazio. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Quando in campo c'è un certo Messi, Fabio, non credo sia necessario rispondere. È semplicemente il miglior calciatore del mondo, secondo me, ma secondo tanti. Forse il migliore di sempre. Come al solito avrà la libertà di muoversi come vuole lui, scambiarsi di posizione con i compagni d'attacco, cercare la posizione dove dà più fastidio alla difesa avversaria e dove può ricevere più liberamente il pallone. La sua mobilità e la sua tecnica straordinaria lo rendono praticamente immarcabile. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Ottima lettura di gioco, recupera palla. De Bruyne. Romario prova a superare la difesa con un filtrante. Ci crede? Non si passa! C'è cross. Bella azione, peccato non siano riusciti a concretizzare. Sì Fabio, era un bellissimo traversone, però permettimi di dire che non puoi lasciare tutto quello spazio sulla fascia. Ci prova. Conclusione che va fuori, neanche di poco. Se l'è sentita e ci ha provato Fabio, ma per segnare doveva tirare fuori dal cappello un tiro impeccabile. Passa il pallone, però male. Sané, Davis. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Pallone interessante, in verticale. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Davis. È un difensore moderno, efficace anche in fase offensiva. Colpisce il pallone. Cerca il è un grande riflesso qui. Ha messo alla prova il portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Davis. Sané. Sceglie di andare per vie verticali. E passa. Tenta. La toglie dalla porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Prova a imbeccare. Qui c'è. Bella parata! E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora nessuno per i rivali. Tchouaméni! Ha fallito una clamorosa occasione. Messi. Prova il cross. Questo errore potrebbe essergli fatale. Palla dentro di Mbappé. Tenta il tiro. Ha perso un pallone sanguinoso.
Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Prova immediatamente in avanti. Davis. Usa le sue doti tecniche. La mette al centro. Incornata! Gol superbo del Nizza. Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. L'invito a segnare è irresistibile. Non se l'è fatto chiedere due volte, è incornato. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta. Il portiere non ha potuto fare niente. E il risultato. Romario. Sané ci prova con un pallone profondo. C'è la palla filtrante. Supera il diretto avversario. Non si fa sorprendere. Mbappé cerca la fondo sulla sinistra. Buona occasione per Romario. Se ne va. Roma. E il portiere dice di no. Foden. Intervento completamente sbagliato, calcio di rigore, nessun dubbio. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Da solo contro il portiere, per cercare il pareggio, c'è bisogno della massima concentrazione. Non sbaglia dal dischetto, freddissimo, parità! Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. È rimasto freddo, determinato e ha ingannato il portiere. Goal! Number 9. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Gara ancora in perfetto equilibrio e squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Entrambi gli allenatori dovranno mettere mano alla lavagnetta per escogitare qualcosa se vogliono optare a casa una vittoria che per il momento non sembra ancora avere un indirizzo preciso. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1 e parte il secondo tempo della gara. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo credo che porteranno a casa la vittoria. L'idea era buona, l'esecuzione un po' meno. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Kimmich. Messi. Kimmich. Kimmich. Proprio come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco con le sue discese sulla fascia. Splendida reazione del portiere! Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. E adesso ci vogliono soprattutto spalle larghe. È un momento fondamentale, può essere il gol del vantaggio. Ha sbagliato davvero in maniera incredibile. Sbagliare in una situazione del genere, così decisiva, è davvero una botta per il morale. Cerca il movimento dei suoi in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Foden. Tchouaméni. Ecco Sané, e lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Occasione per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. The attendance for this match was 71,898. Prova a darla profonda, nello spazio. Rubare palloni così non è mai un caso.
Sané, opportunità di ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a superare la difesa con un filtrante. Traversone di Dei. Deviazione di testa. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Ha preso bene il tempo e ha impattato la palla con la giusta forza. Avrebbe meritato di più. Substitution in progress. Primo cambio in arrivo, serve uno spunto dalla panchina. Per raggiungere la promozione serve qualcosa di diverso, un cambio di approccio. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Gioca una palla lunga. Sulla destra. Messi! Il portiere dice di no. Gli lega la gioia del gol, che parata! Ti dà la sensazione che riesca davvero ad arrivare su ogni pallone oggi. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Rafael Leao. E se ne va in scioltezza. Kimmich! Non si passa! Prova a tagliare sul secondo palo. E il portiere la fa sua. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Calcio di punizione dalla distanza degli specialisti. Occasione, Lewandowski! Kimmich. La butta in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Allarga il gioco a destra. C'è Messi. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Soltanto rimessa laterale qui. Malinowski. Pericolo! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Una bella giocata nello spazio. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Lancio lungo e alto. Prova la magia in profondità. La toglie dalla porta, la mette dentro. Sembra di essere sulle montagne russe, sali scendi di gol ed emozioni. Sono stati autori di una rimonta incredibile, davvero una grande prova di forza mentale. Goal! After 85 minutes is number 20. Conducono con una rete in più degli avversari. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Passa il pallone, però male. La gioca in profondità. Errore qui, pallone sprecato. Davis. Sané.
Ci prova con un pallone profondo. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Inizia il calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. L'arbitro lo ha solo avvisato, ma dovrà fare attenzione di qui in avanti. Devono assolutamente sfruttare questa occasione da palla ferma. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ecco un'occasione di contropiede. E passa! Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Ancora una possibilità con questa punizione. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? E l'arbitro dice che può bastare. La loro scalata verso il sogno si è conclusa nel migliore dei modi, promozione ottenuta in grande stile. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Ce l'hanno fatta, Fabio, e possono lasciarsi andare alle emozioni. Non hanno vinto solo l'incontro e raggiunto un grande traguardo, ma sono stati più forti della tensione, della paura.